Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, vi ringrazio tantissimo per i commenti che mi avete fatto sul video e degli 800 iscritti rovinato. Secondo me comunque sia avete capito il motivo, questa cazzo di KDPVR che ogni tanto non registra, proprio per lo speciale doveva farlo, non lo so il motivo. E ragazzi, che dire? Allora, volevo prima di tutto dirvi che il gioco in tutti i contenuti si sta veramente rovinando qui su Ghost, raga. E soprattutto volevo chiedervi anche se volete magari che cambi un pochettino il gioco, magari Battlefield 4, Assassin's Creed, non lo so ragazzi, ditemeli voi qualche gioco. Sta per uscire anche Need for Speed The Rivals, che ovviamente prenderò e ve lo farò vedere, anche se penso che sia una minchiata ragazzi. Sì, la grafica di Need for Speed non è da discutere, è veramente epica, però i comandi delle auto veramente sono osceni ragazzi, scontri, minchiate varie, vabbè, lasciamo perdere. Comunque sia, adesso soffermiamoci su Call of Duty. Io vorrei andare trova partita, vorrei farvi vedere la nuova modalità con la... magari non ve l'ho fatta vedere nelle vecchie puntate, penso di no. Comunque andiamo su trova partita standard. Non tutti i contenuti, ragazzi, l'ho fatta prima, mi stavo sclerando. Andiamo su Blitz e partiamo subito. Eccoci, ragazzi, siamo su Overlord, una delle mappe, forse delle più belline. Ah, ragazzi, ho creato altre due classi oltre alle Metal X. Ho preparato un Remington R5 che mi hanno consigliato, che è veramente ottimo. E uno nei Badger, che mi hanno detto che è un overpower, però io fino adesso la sto usando e... devo essere sincero, non è overpower, però è un'ottima arma, anche se è silenziata, ragazzi. Allora, questo Blitz, ragazzi, sicuramente molti di voi l'hanno giocato, Blitz. Dovete andare nell'obiettivo avversario... E dai, cazzo! Porca puttana! Dovete andare nell'obiettivo avversario e fare il punto. Quello che hanno fatto vedere nel trailer, ragazzi, che si tuffavano così e andavano... e ritornavano al punto base. Ma muori, grande, eh. Andiamo avanti. Come hai fatto? Come hai fatto? Ah, ragazzi, voi siccome vedete quello che vedo io, avete visto che la kill è stata fatta quando ormai ero nascosto dietro la porta. Ovviamente le minchiate ci sono sempre, però ragazzi, purtroppo su Call of Duty le cazzate devono esistere. Altrimenti non sono felici! Stavo per morire di nuovo. Puttana troia. Ah, dobbiamo vedere dove sono camperati gli altri stronzi. Vedo che tutti sono nel proprio obiettivo. Grande. Dai, non blocca. Sta minchia. Sì, col cazzo che mi uccidi, col cazzo. Bravissimi, siete proprio delle teste di cazzo. Vabbè, ragazzi, io sto sparando aria, ragazzi. Sto sparando aria. Ok. Ma muori, grande. Guardalo. Eh sì, col cazzo che mi ammazzi. Sbaglio, ho visto qualcuno. No, non l'ho visto. Se mi mettete col cadavere. Ah, ragazzi, magari qualcuno difendesse ogni tanto, come faccio io qualche volta, rimango lì fermo. No. Tutti all'attacco, ragazzi. Porca puttana, fra quanto devi morire? Dimmelo. Mi prendo un cazzo di te, un film, non lo so. E corri. Wow, è un altro punto, ragazzi. Almeno mi devo divertire in questo modo. Ovviamente indifeso come non può. Dai, porca puttana, difendete questo punto, che siete inutili come de merde. Cazzo, difendete. No, ragazzi, i miei proiettili sono fatti di gomma piuma. Grande. Bravi, bravissimi, bravissimi. Migliori. Dai, ma tu mi spari due colpi, Cristo santo. Cazzo, veramente, compagni di merda. Non sapete neanche... a questo punto uso il mio Metal X classico. Ah, bello, 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 bello. Ammazzalo, zio. Ma muori, grande. Andiamo.
È un altro per noi, ragazzi. Nemico infiltrato, tutti in difesa. Ah, già finito. Bello. Primo tempo però, ragazzi, primo tempo. Un'altra cosa che ho visto che non ci cerca di distruggere, ragazzi, non so se l'avete visto. Non ci cerca di distruggere, non so il motivo. Ragazzi, un'altra cosa ancora. Ragazzi, se siete interessati al clan, scrivetemelo giù nei commenti, cioè, mandatemi un messaggio privato su Xbox Live, mandatemi un messaggio privato su... Anzi, no, non mandatemi messaggi privati su YouTube, perché c'è un cazzo di casino, non ci capisco più niente, ve lo giuro, non ci capisco più un cazzo. Mi arrivano le notifiche di Google Plus, devo andare su Google Plus, poi non so come cazzo rispondere ai vostri messaggi, devo rispondere direttamente dal video, i messaggi privati non mi arrivano più, ragazzi, quindi è tutto collegato a Google Plus e veramente mi sta facendo girare il cazzo in una maniera assurda, ragazzi. Vi giuro. Guarda, aspettando! E non muore, ragazzi, non muore! Puttana Eva, puttana Eva! Ah, minchia, se non morivi qui, Cristo! Cioè, eri da santificare, cazzo, dovevi diventare un Cristo. Dovevi prendere... Tutti qui che mi aspettano. Vieni, vieni. Vieni. No, tu mi ammazzi in due colpi! Puttana troia! No, tu non muori. Tu non muori! Tu non puoi morire. Tu non puoi morire perché sei invincibile. Sei invincible. Punto. Ragazzi, punto per il nemico, ma il nemico è morto. Vorrei capire la logica, ragazzi. Vorrei capire la logica, ve lo giuro. Se me la sapete spiegare, mi fate un favore. Mi fate veramente un favore. Io difendo e basta a questo punto. Cioè, veramente, difendo. Prendetevi il SATCOM. Fate quello che cazzo volete, difendete. Beh, bello! Ci mancava solo online, ragazzi. Vai! Yeah! Grandi, ragazzi! Grandissima squadra, grandi! Meritata questa vittoria, ragazzi. Ma no! Ma dai! Non lo sapevo che era infiltrato, guarda. Sono talmente merdosi i miei. Bravo, migliore. Ma guarda, volevo essere... Sono in fila, ragazzi, sono in fila. Elicotterista nemico, ragazzi. Tutti. Non so che dire. Se mi vedete in silenzio, ragazzi, è perché veramente... No, non fa giocare così, ragazzi. Non fa giocare così. Cioè, veramente una merda. Io me ne vado dentro. Dai, cane del cazzo, puttana troia. No, ragazzi, non gli arrivano i proiettili. Ma li vedete queste... O muori? Cristo Dio. Ah, bello, mi fa spawnare l'avversario. Bello. Grazie. Grazie. Grazie al gioco. Cioè, il gioco ha spawn fantastici. Nasconditi, Cristo. Ah, bello, speri anche il joystick, grande, ragazzi. Non l'avevo neanche visto nel... Punto per il nemico. Minca, porca puttana, sto nel nostro spawn. Ma vaffanculo, veramente, ragazzi. Penosi, penosi sti qua. Penosi. 16 a 7, che scarsi. E beccami, stronzo. E beccami. Vieni, vaffanculo. Che compagni del cazzo. No, dai, ma veramente. Cazzo, sono a fare la fila, tipo la Conad. Ma vaffanculo. Dai. Ragazzi, la Conad, la fila. Rispettate la fila, ragazzi. Wow. Ah, bello. Bello questo, mi è piaciuto. Ma grande. Vaffanculo. Bello, così è bellissimo il gioco. Aspettiamo la nostra fila, ragazzi. Ah, bello. Bello. Ragazzi, vedete, i miei proiettili non li arrivano neanche all'avversario. Io non capisco questa cazzata. Non sono... Allora, ok che non sono server dedicati. Ok che muoio fisso, perché... Perché ho una squadra del cazzo.
16, 20, vabbè, non posso dire niente neanche io, ragazzi, perché è una merda, non lo so. Qui basta avere un pochettino la connessione dalla propria parte, basta avere un compagno del cazzo, veramente, ragazzi, la finisce a merda il gioco. Io poi non ci ho indicato neanche quanto va la nostra connessione, quindi potete capire, non possono essere server dedicati, ragazzi, perché prima di tutto noi abbiamo delle connessioni del cazzo, noi italiani abbiamo delle connessioni di merda, massimo giriamo, se giriamo, ragazzi, forse a 15 mega, 10 mega è già troppo. Adesso fatemi uscire da questa partita perché mi sta veramente infastidendo. E come potete vedere sono al 50° livello, sono quasi per prestigiare il primo prestigio, ragazzi. E niente, ragazzi, questa era la Blitz, avete visto gli spawn fantastici di questo gioco. Avete visto, comunque sia, la connessione in questo gioco influisce tantissimo. Voi rischiate di ammazzare, potete, se avete il vostro compagno, se avete il compagno host, di uccidere tutti. Se andavate contro, i vostri proiettili diventano di gomma piuma, nonostante abbiate proiettili perforanti, puttanate varie come calcio e tutto per avere la mira stabilissima, sparare perfettamente l'avversario, i vostri proiettili proprio diventano merda sciolta, ragazzi, come se spalmasse la merda da Nutella addosso, raga. E quindi è un po' ancora da controllare, è ancora da, diciamo, in test, perché sto gioco, se non colma queste lacune, fa cagare, ragazzi, perché basta camperarsi, basta fare i camper, a quel punto sarebbe l'unico modo per poter ammazzare fisso gente senza avere problemi di host, o comunque sia morirete anche se fate i camper, perché capiterà la partita che vi spaccano il culo, cioè tipo lo sparate addosso, lui fa il salto triplo ultra mortale per ammazzarvi e vi ammazza, perché il gioco è fatto così e sapete cosa sono capaci di fare certa gente online. Cos'è capace di fare certa gente online? Quindi, ragazzi, questo è il video. Ovviamente Call of Duty Ghost. Fatemi sapere se volete che cambi gioco. Io sarò sempre disponibile, lo sapete. E niente, ragazzi. Quindi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da cura 93 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.